Un po' casa, un po' hotel, è il motto degli alberghi diffusi, il nuovo trend del turismo sostenibile che fa rivivere e valorizza gli antichi borghi, come Apricale in provincia di Imperia, dove queste case arroccate sulla collina sembrano quasi un presepe. Siamo all'ingresso del paese che corrisponde anche alla reception. I clienti arrivano, fanno il check-in e poi li accompagniamo all'interno del paese, su in alto, dove ci sono le camere. Ma cosa si intende per albergo diffuso? Albergo diffuso nasce con un principio di riattare delle case antiche e far vivere la possibilità di sperimentare questa vita in un borgo. Queste case del 1500 sono state ristrutturate mantenendo intatta la parte esterna. Erano disabitate, le ho trasformate solo all'interno in abitazioni, ma l'esterno è rimasto quello che era. Questa era una cucina quando ci abitava una signora ed era adibita a cucina qua, e sotto aveva la sua camera da letto e noi l'abbiamo trasformata in camera da letto. Quello che io ho trovato dentro queste case disabitate l'ho ristrutturato e l'ho reinserito proprio per dar l'idea di come vivevano gli abitanti. Il paese vive su questo, essendo tante le porte che si sono riaperte. Ci sono anche tanti giovani che hanno deciso di venire ad abitare qui. Where are you from? United States. I'm from the Netherlands. We are from Nice. Dal 1 di gennaio a oggi annoveriamo persone da più di 25 paesi diversi. Lasciare le grandi città per aprire una propria attività nei piccoli borghi è un trend che stanno seguendo tanti giovani. Noi abbiamo una decina di persone che lavorano in albergo, hanno pensato di cambiare modo di vivere e di venire a vivere in questo paese. E cosa consigli a chi vuole intraprendere un'attività come questa? Devi immergerti nel territorio e fare un'attività che sia del territorio. Il modello degli alberghi diffusi è stato esportato all'estero. L'associazione degli alberghi diffusi in particolare lo sta portando in Giappone, negli altri stati del mondo, proprio per divulgare questo sistema di ristrutturazione a chilometro zero e dare vita a questi borghi che hanno dei problemi di essere classificati. All these things will catch you.